Ciò che accade scioglie il suo obiettivo nella traiettoria del destino. Non stempera nell'illusione che la realtà possa essere diversa da quella che si offre ai sensi. Odore, visione, percezione che l'accadimento scivolato nella storia dell'attimo in cui proclama se stesso non possa essere altro se non quello. Come un colpo di fucile segue pedissequamente il suo percorso, così ciò che accade va a meta senza fraintendimenti. Fosse anche dover rimbalzare in 10 angoli diversi, ciò che era stabilito sarà, è, diviene. Ciò che accade segna il per sempre, non potendo essere altro che se stesso. Nel per sempre si apre la voragine del ricordo che ogni volta ripercorre la stessa strada, gli stessi vicoli stretti, ricompone lo stesso gomitolo, inevitabilmente. È maggio, inizio maggio. Nebbia, pioggia scrosciante. Non hai voglia di rimanere sulle strade scivolose e luccicanti della città. Umido, poca visibilità. Il giorno ideale per rimanere con gli amici, insieme, intorno ad un tavolo a giocare pigramente a carte. Si scherza, si beve qualcosa, si aspetta. È maggio. Il 4 maggio 1949. Piove, passa l'attesa. Tanto loro staranno arrivando, anzi, forse sono già atterrati. Forse l'aereo è già scivolato sulla pista luccicante di pioggia. Probabilmente si stanno preparando a scendere uno dopo l'altro e tra poco abbracceranno i loro cari. Ci sono i tifosi che attendono e qualcuno batterà le mani vedendoli comparire umidi di pioggia. I loro sorrisi, le loro braccia alzate, i loro cappelli. C'è brutto tempo. C'è nebbia. Una nebbia spessa che scende su Torino come un gelato che si scioglie sul collo. Strana atmosfera. L'umidità sembra entrare nelle ossa. Ma è maggio. E presto il sole tornerà a trafiggere il campo di calcio e rotolerà tra i piedi che colpiscono il pallone di cuoio che quella squadra invincibile sa far correre magicamente. Nessuno è sopravvissuto allo schianto. Sono le 17:03 quando il trimotore Fiat G212 delle Aviolinee Italiane si schianta contro il terrapieno posteriore della Basilica di Superga. A bordo erano in 31. La traiettoria è compiuta. Ma era quella sbagliata. Probabilmente l'altimetro non funzionava bene e i piloti erano certi di essere a quota 2000, ma in realtà la quota reale, quella che l'assetto dell'aereo teneva in quel momento, era di 669 metri. Allineamento perfetto sulla traiettoria della Basilica. Lo schianto fu inevitabile. Un attimo. Un colpo di fucile sparato che va verso il suo destino. Ciò che accade segna la traiettoria del destino. Non si torna indietro. Sul tavolo le carte sono sparpagliate. Il suono stridulo di ghiaccio del telefono in sede scoperchia l'eternità di ciò che era appena accaduto. Sarà così ora, per sempre. Sono caduti. Sono morti. Sono memoria. Nessuno è sopravvissuto. Il grande Torino non c'è più. Ha spento la luce improvvisamente. Dopo anni di gloria, di bellezza, gli invincibili sono volati via, frantumati dalla nebbia che ha deciso un destino terribile. Uomini, calciatori, giornalisti, massaggiatori, piloti, uomini che non faranno ritorno a casa, mai più. Saranno loro, i ragazzi del Toro, a scendere in campo, le lacrime sul volto,
gli occhi spaventati, umiliati da quella nebbia che a Torino ha segnato l'eternità di un attimo. Ha segnato una data, un'ora, per sempre. Sono giovani, tengono fra le mani il ricordo di quei gesti insegnati dai loro maestri, ascoltano nelle menti i consigli appresi, hanno negli occhi il colore liquido, quasi fosse una tela affrescata, dei volti conosciuti, condivisi, seguiti e rispettati. Valentino, Valerio, Aldo, Dino, Emil, Eusebio, Rubens, Guglielmo, Roger, Giuseppe, Virgilio, Danilo, Romeo, Pierino, Julius. Quei ragazzi pieni di dolore, ma capaci di far fronte alle aspettative di chi li guardava come se in campo il fantasma del grande Torino li accompagnasse. Quei ragazzi scendono in campo e vincono. Vincono. Oggi anche loro sono volati via, quasi tutti, a raggiungere i loro campioni, a correre sul prato senza nebbia, a far rotolare il pallone magicamente, ridendo e scherzando. Bandone, Motto, Mari, Macchi, Ferrari, Lusso, Giuliano, Franconi, Marchetto, Gianmarinaro, Balbiano. All'appello oggi, solo più Motto e Gianmarinaro. Volate liberi e felici nel per sempre. Un giorno vi incontreremo e sarà nel bel mezzo di una festa che non avrà mai fine.